mi sembravano delle canzoni molto innocenti, credo. Mica tanto. Soprattutto questa. Mica tanto. Soprattutto questa. L'ultima terrificante. Penso che Ranzi proprio abbia avuto la febbre a 40. Però ebbero talmente successo, hanno fatto dei film, questi, sì. Caduti di Guasgogna, Arriva ai nostri. Perché prendevano il po'. Dimmi, caro. Erano orrendi. Orrende, sì. Però, scusami. Erano allegri. Scusami, però, guarda, io devo dire una cosa, aggiungere questo. Io in quel periodo cantavo queste canzoni allegre, non ti dico quanta gente, malati, parte i bambini e persone che erano in carcere, poverini, che mi dicevano, mi scrivevano che quando ascoltavano me veramente scordavano tutte le loro pene. Perché davano tanta allegria. Veramente, scusate, devo dire una cosa, dimmi. Di te. Questa è una cosa che allora non si usava, invece tu hai fatto, tu sei stata veramente una delle prime, io questo lo posso dire con certezza perché me lo ricordo come fosse oggi, sei stata una delle prime che andava nelle carceri, negli ospedali, cioè faceva del volontariato, parliamo degli anni 40, non parliamo di... È stato un esempio grandissimo. A Santa Maria della Pietà, in mezzo a poverine persone che stavano male di mente. Sì. Ma ho fatto tante, sì, con Gigliozzi, si faceva sempre, in tutti gli ospedali di Roma si andavano a fare questi spettacoli. Lei era amica di mia madre. E c'era la mamma che organizzava, mi ricordo. Di tua mamma, ecco, sì, era amica. Sì. Eh sì, perché io non posso dire l'età, ma la dico, lo ho 70 anni ormai, quindi. No, giura? Sì! Incredibile! Scommetto che... Scommetto che... Chi è Beppe? Il figlio o il marito? Il suo marito, che l'ha fatto smettere di cantare. Gelosissimo marito. Ma scusa, ma non suonava tuo marito? Era in Rai. Era il colpo di fulmine. Il grande colpo di fulmine il primo giorno che sono andata.